aria, acqua, fuoco, terra, elementi di sopravvivenza, elementi di vita, elementi ben rappresentati all'interno del padiglione Molise inaugurato all'Expo di Milano. Soprattutto il Molise in Expo, una vetrina straordinaria con un'opportunità unica per la nostra regione. L'idea di raccontarci per suscitare emozioni e curiosità, così mi auguro da convincere più di qualcuno a raggiungerci in Molise per conoscerlo direttamente, è l'obiettivo che ci siamo posti e ci auguriamo che questa settimana ci aiuti a raggiungere al meglio l'obiettivo. Quanto di più deve fare il Molise perché appunto vengano valorizzate quelle che sono le eccellenze della regione? Ma tanto per cominciare deve crederci un po' di più. La logica di fare squadra, superando anche il singolo campanile, ci mette nelle condizioni di promuoverci al meglio. Oggi siamo finalmente all'inizio di una nuova fase. Abbiamo ricevuto l'approvazione della nostra programmazione comunitaria, abbiamo risorse importanti, ora si tratta di saperle spendere al meglio, ripeto, per creare non solo opportunità ma soprattutto per raccogliere risultati. Assessore, il Molise nel mondo è una vetrina importante. Sì, lo sto ripetendo ormai da diverso tempo, visto che è la terza volta già che vengo ad Expo, per noi è un'occasione straordinaria. 30 milioni di visitatori in Italia per questa rassegna, con le nostre regioni al centro delle capacità dei nostri territori di farsi conoscere, è una vetrina necessariamente importante che difficilmente tornerà in Italia finché noi saremo, si parla ogni 100 anni, quindi immagino che tanti di noi non ci saranno. Questa è l'occasione anche per dimostrare che siamo un territorio ancora spendibile, territorio capace di poter essere fruito nella sua interezza, anche perché è un territorio che ha conservato quasi intatto la sua capacità e valore anche ambientale. Scarsissima antropizzazione, poca presenza dell'uomo sul territorio, 35% del territorio coperto a bosco, distanze che ci consentono di giungere dalla montagna media sino al mare. Il Molise è davvero una bella regione. Noi qua a Expo abbiamo cercato di portare all'attenzione del visitatore non solo le qualità, quelle visibili, ma anche ciò che è conservato nel valore, nelle tradizioni immateriali del Molise. Si parla di transumanza che non è necessariamente tratturi,